Non sapere perché si vive. Chi, il finanziere Benesti? A cura di VB. Massimo, 28 anni, grande curioso della qualità in ogni suo aspetto, era un altro membro del gruppo di studio. Nei giardini pensili di Granada, la meraviglia della civiltà araba, sotto la torre del Mirador, Massimo lesse incise nella pietra queste parole di un poeta. Dale limosna a mujer, que no hay en la vida nada, come la pena de ser ciego en Granada. Offrigli l'elemosina, donna, perché non esiste maggiore tristezza nella vita che essere cieco a Granada. Invece esiste qualcosa di peggio che essere cieco a Granada, pensò Massimo, ed è avere 28 anni, essere pieno di vita e non sapere perché si vive. Massimo aveva molto, eppure desiderava sparire per sempre, senza appello, senza speranza, condannarsi alla decomposizione viva, senza una possibilità di fuga. Era il suo vuoto interiore che lo assediava. Aveva un buon posto, eppure era insoddisfatto. Era cercato dalle donne, eppure non ne amava nessuna. Nessuno andava bene per lui. Nessuno lo capiva, tutti lo sfruttavano, il vuoto interiore lo divorava, soprattutto se rimaneva solo. E a Granada, davanti a quelle parole di pietra, pensò: forse preferirei essere meno infelice ed essere cieco a Granada. Quando giunse all'insegnamento dei maestri immateriali, seppe però che ciò che lo faceva soffrire era proprio il suo vuoto interiore, e seppe anche che il vuoto interiore è causato da un sentire insufficiente. Ma che cos'è un sentire insufficiente? Si è un sentire insufficiente quando non si è vissuti abbastanza, quando l'individuo è ancora giovane spiritualmente, quando si è incarnato poche volte, quando è ancora ai primi passi umani nella successione di sentire della propria individualità. Il brano che segue è giunto attraverso Mario Del Giglio. Lo abbiamo scelto perché a noi sembra che spieghi in maniera illuminante il concetto di individualità. Massimo quindi è un individuo che, come tutti, appartiene ad una aggregazione spirituale chiamata individualità. Attraverso Mario Del Giglio. Guida. Potete immaginare la dimensione dello spirito in questi termini. È come se in questa dimensione di luce accecante, di luce dispensatrice di amore e di tranquillità, vi fossero degli immensi cerchi creati da miriadi di spiriti legati tra loro per forma vibrazionale, come bambini in giro tondo. Ogni qualvolta avviene una nascita, da questo cerchio si stacca un'entità, una creatura spirituale. Immaginate come se questa entità si riducesse di volume, di grandezza, venisse a essere più piccola, fino a sparire implodendo, raggiungendo cioè la soglia della propria dimensione e precipitando sulla soglia di una nuova dimensione, quella della materia. Ma cosa accade in quel cerchio spezzato? Accade che, seguitemi, tutte le altre entità che fanno parte di questo cerchio scivolano insieme con quell'entità in quella nuova dimensione. Domanda: che vuoi dire con scivolano? Si reincarnano anche loro dietro la prima? Guida, non è proprio così, mi spiego meglio. In realtà, quando questo individuo muore, lo spirito, l'essenza creativa, si ritrova nella dimensione che aveva lasciato e d'improvviso ricompare quel cerchio e tutte le altre entità partecipi di quel cerchio. In seguito, quando si presenta la necessità di un'altra nascita, un'altra entità di quel cerchio ridiventa più piccola e tutte le altre scivolano con essa. Ciò porta a un primo punto che è questo.
La memoria esistenziale diviene patrimonio comune di tutte quelle entità. Punto 2. Ogni esistenza aggiunge una nuova entità alla catena, al cerchio. Un altro punto è che in questa dimensione di luce non vi è un solo cerchio, un solo circolo, ma migliaia e migliaia, in base alla vibrazione evolutiva di ciascun essere. Io non ho detto che quel cerchio sia formato da entità o da creature spirituali diverse l'una dall'altra. Quelle entità, quelle creature spirituali sono le stesse, mantenute insieme da un legame simpatico di energia vibrazionale. Ma quelle entità, quelle presenze, non lasciano quella dimensione per entrare tutte in un'unica esistenza. Dico che divengono partecipi dell'incarnazione di un'entità di quel circolo che sente la necessità di doversi reincarnare. Domanda: e che funzioni hanno? Sono protettori, spiriti guida? Guida, ripeto che non ho parlato di questo tipo di entità. Forse è proprio interpretando male il termine entità che siete caduti in errore. Meglio sarebbe dire presenze spirituali, perché queste presenze non sono diverse l'una dall'altra. Hanno cioè un'unica individualità, pur avendo diverse personalità. Ecco che tutti sono alla fine consapevoli dell'esistenza terrena di tutti gli altri. Ciascuno cioè è portatore del bagaglio di memoria di quello che gli sta a fianco. Questa è la seconda legge della reincarnazione, la possibilità che non è legata adesso alla materia.